Grazie Simone. A proposito dell'articolo 87, penso che Lorenza Bravetta, avendo lavorato alla Magnum, che se non ricordo male, la nascita della Magnum sta proprio nello snodo del passaggio tra la foto di documentazione e la foto autoriale, cioè, quindi autori che non erano semplici fotoreporter, strumenti nelle mani delle testate giornalistiche, ma sentivano di avere di aver dato un contributo soggettivo alle immagini che hanno scattato e molte delle quali, grazie al cielo, conosciamo e possiamo apprezzare. Quindi anche il legittimo, secondo me, diritto dell'autore a tutelare il proprio lavoro e soprattutto a ricavarne una fonte di sostentamento, secondo me, in qualche modo va considerato in questo discorso e penso che da questo punto di vista Lorenza Bravetta possa portarci la sua personale esperienza. Buonasera. Sì, io ho fondato Camera, ma in realtà arrivo da 20 anni di lavoro alla Magnum, dove sono arrivata 19enne e quindi dico che sono cresciuta pane Magnum e pane copyright, perché Magnum è l'agenzia che ha creato e inventato il concetto di diritto d'autore per la fotografia. Il motivo per cui quattro fotografi nell'immediato dopoguerra, nel 1947, quindi Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, David Seymour e George Roger decisero di unirsi, di fondare un'agenzia che tutelasse non solo i diritti economici legati al proprio lavoro, alle proprie fotografie che fino ad allora appartenevano ai giornali che commissionavano i reportage, che li mandavano a coprire le varie zone di conflitto in giro per il mondo, ma soprattutto per preservare l'indipendenza nella scelta del loro lavoro, decidere autonomamente dove andare, come andare, quando andare. Quindi chiaramente questo concetto, che è un concetto che ha sconvolto un modo di usare, di fare la fotografia e che viene di nuovo sconvolto oggi, anzi direi da una ventina d'anni, proprio per l'avvento dei nuovi media, delle nuove tecnologie e per i temi che stiamo dibattendo oggi e che sono stati portati all'attenzione con il Festival sul pubblico dominio. Questo è insomma, per me un punto di partenza importante. Ecco, la fotografia è sicuramente una delle invenzioni più affascinanti del XIX secolo, in quanto forma di espressione a sé, ma anche in quanto forma di espressione che da sempre lambisce e attraversa altre tecniche, altre arti, altre forme di espressione. Si pensi che dalla scienza, alla filosofia, alla sociologia, alla comunicazione, all'arte, insomma, la fotografia trova un'espressione in molte di queste tecniche e quindi per sua definizione uno strumento nelle mani dell'uomo e credo che proprio per questo e per il fatto che riesca ad essere rappresentazione e finzione, espressione creativa e documentazione, falso e vero, cioè la fotografia è tutto questo allo stesso tempo e quindi per questo questa valenza ambigua che può avere, credo che meriti un'attenzione particolare proprio nella definizione del diritto. Diritto che non sto adesso ad analizzare, l'avvocato Aliprandi ha fatto prima e peraltro non è il mio tema, insomma, non sono così ferrata. Chiaramente mi sono trovata negli anni a far valere il copyright delle immagini e avrei potuto portare dei casi. Oggi mi sono chiesta se portare degli esempi di immagini su cui il copyright, quindi il diritto morale, il diritto economico dell'autore, ma anche talvolta il diritto delle persone o dei luoghi rappresentati potessero fare da esempio per raccontare, per strutturare un discorso. In realtà credo che il dibattito di oggi sia più un dibattito per porre una riflessione su come, senza prescindere, senza ignorare il punto in cui siamo, quindi viviamo in una realtà che è assolutamente cambiata, ogni giorno vengono immesse in rete più immagini di quante non siano state messe in circolazione in tutti i primi 50 anni del Novecento, quindi è un fenomeno veramente inarrestabile. Allo stesso tempo credo che la fotografia sia un emblema di ciò che
può essere in modo più alto inteso come la cultura. La cultura è come documentazione, questa doppia valenza che mi sta particolarmente a cuore. Da un lato la fotografia è racconto, è testimonianza, è documentazione, quindi chi può fare delle fotografie, dove queste fotografie possono essere pubblicate, distribuite e chi fruisce la fotografia, che riutilizzo può farne. Dall'altra la valenza di fotografia come opera di espressione artistica e quindi che peraltro in Italia, forse insomma, spero di non sbagliare, ma è stata introdotta tardissimo rispetto ad altri paesi con le modifiche alla Convenzione di Berna nel 1979, quindi davvero tardi rispetto a ciò che è avvenuto altrove. Ecco, che cosa, quando la fotografia può essere considerata cultura, quando invece la fotografia non lo è, al di là dell'accezione di fotografia come espressione creativa o fotografia sui generis, cioè quello che spiegava prima Simone Aliprandi. Io penso che si debba fare molta attenzione non solo a preservare i diritti morali che sono inalienabili, i diritti economici che invece abbiamo visto sono alienabili a seconda della durata, i 70 anni, i 20 anni dalla morte o dallo scatto, ma che si debba preservare il fruitore di questa immagine, un'immagine di documentazione, cioè di un fatto, scusatemi, di attualità politica, sociale, che viene immessa in rete e viene riutilizzata impropriamente senza andare negli estremi di regimi che ne hanno fatto utilizzi di propaganda, che ne hanno fatto un utilizzo improprio, ma basti pensare alla manipolazione delle immagini che può avere la gravissima conseguenza di dare la percezione di una realtà falsata. Allo stesso modo, quando la fotografia può essere considerata non solo opera d'arte in sé, ma documentazione di un'opera d'arte. Prima si parlava del panorama, libertà di panorama. Ecco, io chiaramente penso e sono convinta e fermamente lavoro quotidianamente affinché la cultura sia accessibile a tutti. Penso che il compito della cultura, nonché dell'informazione, sia quello di arrivare ai più e di essere accessibile a tutti. Ma credo che ci si debba chiedere molto seriamente oggi quale informazione, quale cultura. Cioè il fatto che tutte queste immagini vengano immesse in rete, che la riproduzione di tutto ciò che vediamo e tutto ciò che cui assistiamo possa essere immesso, e non importa chi ha scattato, non importa il valore tecnico, autoriale di ciò che è stato scattato, ma che tutto sia considerato alla stregua di, questo secondo me è un rischio enorme che la nostra società, che produce compulsivamente, che consuma compulsivamente, corre con l'attualità che stiamo vivendo. Quindi ecco, io penso che a prescindere dal discorso sulla fotografia, sul fatto che si potrebbero aprire mille dibattiti, no? È vero che 70 anni dopo cadono in pubblico dominio, ma è giusto che un'immagine che è stata scattata in un contesto con comunque un valore di soggettività, cioè per quanto documentazione la fotografia non è mai, il mezzo tecnico non è mai preponderante rispetto alla parte di soggettività e di tecniche, di capacità e di intelletto che chi scatta può metterci. Allora è giusto che a un certo punto dalla morte di quell'autore quella fotografia possa diventare tutto il contrario di tutto, possa cadere nelle mani di qualsiasi utilizzo, è giusto preservare un intento, è giusto preservare appunto un'autorialità. Allora forse dovrebbe essere alla portata di tutti in termini di visibilità, di accessibilità, ma non di utilizzo, questo a prescindere da un aspetto economico. Però mi piacerebbe, ecco, portare una riflessione. Beh, però penso che una statua di Donatello non possa essere presa, rifatta, rimessa, a meno che non sia fotografata, e lì è in piazza della, cioè anche il fatto della libertà di panorama. Certo che va benissimo fotografare e postare, però penso che certe cose, certi edifici, certe sculture, certe opere d'arte che hanno acquisito nei secoli o negli anni un valore importante, non lo abbiano solo in quanto sé, ma lo abbiano nell'ambito di un contesto in cui si trovano. Faccio l'esempio di una mostra al MoMA di New York, una grandissima mostra di sculture di Picasso, quindi tutta la carriera scultorea di Picasso, cui sono stata l'anno scorso a novembre.
mostra affollatissima, tutta l'opera di Picasso, io vi assicuro sono rimasta sconvolta, non c'era uno spettatore che non mettesse tra sé e la scultura che stava vedendo un telefonino per fotografare. Per me è stata una cosa, non riuscivo neanche più a vedere le opere, cioè per me era talmente flagrante che dici, allora un momento, intanto come vediamo? Cioè vediamo solo più, ma adesso usciamo dal dibattito del diritto d'autore, però è incredibile che non si possa più dire ho visto una cosa se non si ha la prova fotografata che la si è vista o se non si mette un filtro che è il telefonino, la macchina digitale. Detto ciò, queste fotografie non credo che restino solo nella memoria del telefonino, queste fotografie vengono probabilmente messe in una rete enorme come la mostra di Picasso al MoMA. Mi dispiace, no, la mostra di Picasso al MoMA è la mostra di Picasso al MoMA, che è stata curata da un curatore che per 50 anni ha lavorato sull'opera di Picasso, che ha studiato un modo di esporla, che ha studiato delle luci, che ha studiato una sequenza. Se si vuole mettere la mostra di Picasso in rete, cosa che andrebbe assolutamente fatta, perché non tutti hanno l'opportunità e la fortuna di andare al MoMA a vederla, va fatto con lo stesso criterio di una curatela. La curatela non è gratis, è un lavoro e va pagata. Cioè penso che non sia giusto che chiunque possa immettere, questa non è cultura, cioè che cultura immettiamo in rete pur di renderla accessibile a tutti? Bisogna tenere un filtro, e bisogna tenere un filtro non solo per preservare l'autore, ma anche per dare la garanzia di una fruibilità di un prodotto diverso. Io credo che il vero tema sia questo, è capire come mantenere un livello alto dandolo accessibile a tutti o ai più o facendo dei grandi passi avanti in questo. Non penso che sia l'abolizione del diritto d'autore, ecco, però ripeto, ho sognato Cartier-Bresson stanotte, quindi non potevo non... No, adesso mi sono espressa male, non credo che sia il fatto di poter, cioè l'uso e il riuso, ecco, no. Ma allora mettiamoci d'accordo, è un festival del pubblico dominio, che vogliamo fare, nel senso il tema centrale è questo. Capisco, però si possono portare dei punti di vista diversi. Ho capito, penso, ma che... allora... Nessuno ha parlato di abolizione pubblico del diritto d'autore, semplicemente del fatto che il diritto d'autore, anche quando è stato concepito nel lontano 1709-10, era nato come uno strumento di tutela limitato nel tempo. Siamo arrivati al quasi eterno, nel senso che, vabbè, ieri nelle slide di ieri era spiegato, anche quando sono scaduti i famosi 70 anni, di modi per tenere vincolata un'opera dell'ingegno se ne sono inventati tra i più vari e bizzarri. Esempi che ho fatto, i diritti connessi, esempi che ho fatto la questione dei beni, della tutela dei beni culturali, che secondo me, per come è concepita adesso, è la follia. Altro modo è il diritto sulla banca dati, il diritto sui generis, così nel momento in cui io delle foto di pubblico dominio le inserisco in una banca dati, comunque il diritto sui generis impedisce di fare un'estrazione di parte sostanziale della banca dati e quindi comunque ho tenuto vincolato. Però, ahimè, cioè, dobbiamo farcene ragione il fatto che a un certo punto questo diritto d'autore finisce. I discorsi culturali, ok, quelli vanno bene, non sono mia materia, però non credo che il pubblico dominio sia contrario a una questione culturale, anzi, è ciò che libera la cultura. No, io non credo. Credo che il pubblico dominio debba trovare uno strumento per tutelare, cioè che vada per forza. Ma no, se è tutelato non è pubblico dominio. No, non stanno insieme i due concetti. Non sto dicendo per tutelare i diritti, sto dicendo per tutelare la fruibilità di ciò che viene immesso in pubblico dominio. Io non sto dicendo il pubblico dominio è il male, il pubblico dominio è un dato di fatto, è una cosa con cui si ha a che fare, che va a migliorare, cioè capire come trovare dei compromessi tra quelli che sono dei diritti d'autore, quelli che sono i diritti dei fruitori che hanno il diritto di accedere a una cultura, a un'informazione di livello che il pubblico dominio, a mio parere, tende a tirare per forza di cose verso il basso se non è normato. Poi, Un attimo che ti passo il microfono perché ricordo che siamo in streaming su Border Radio e quindi anche le domande vanno opportunamente microfonate. Io vorrei capire come la mettiamo col patrimonio dell'umanità. A questo punto l'UNESCO tutela non so quante centinaia o migliaia di siti, monumenti, cibi tradizionali che sono patrimonio dell'umanità. Le grotte paleolitiche hanno delle pitture che gli artisti sono morti 15.000 anni fa. Se il museo che gestisce
la grotta di Lascaux, quindi fa pagare giustamente un biglietto d'ingresso, a parte che è chiuso al pubblico, ma non importa, fa pagare il biglietto d'ingresso a un sito, mostra le fotografie. Mi domando, anche lì dobbiamo tutelare il diritto del museo? Ma no, cioè voglio dire, la cultura esiste se è condivisa, altrimenti non è cultura, punto. No, esatto, questa cosa qua è pericolosa, questa concezione per cui se la cultura è mediata da qualcuno allora è vera cultura, se è la cultura dei poveri allora è robaccia, questo è brutto. Non vorrei però che si travisasse o che si strumentalizzasse quello che ho detto. Ho detto che le fotografie che io faccio ai miei figli e metto su Facebook, grazie a Dio, non competono con le fotografie di Henri Cartier-Bresson, che ha dedicato una vita alla fotografia. Quindi perché le mie fotografie devono essere messe alla stregua di Dio? Perché le fotografie di una reinterpretazione mia di un bene possono diventare fruibili allo stesso modo che io? Credo che si dovrebbe lavorare meglio, non oscurare ciò che non è assolutamente autoriale o assolutamente il frutto di una ricerca di una vita o di una vita spesa per. Penso che vada normato, cioè che non si possa considerare che chiunque fotografa immette e che ci sia un accesso così libero a tutto e tutto alla stessa stregua. Ecco, secondo me il problema del pubblico dominio vero è quello, non è il fatto di avere l'accessibilità, anzi l'accessibilità è un bene. Che accessibilità si dà e a cosa si dà accessibilità? Con che distinguo? Ecco, oggi non c'è più distinguo, si va su Wikipedia, mio figlio 9 anni pensa che Wikipedia sia il verbo. No, Wikipedia non è il verbo e bisogna, secondo me, normare ciò cui accediamo per avere chiara la comprensione che si può accedere a molto di più, ma non è detto che tutto sia giusto, tutto sia dello stesso livello, tutto sia buono, tutto possa essere riutilizzato. Ecco, io questo dicevo. C'è ancora una domanda? Buonasera. Come fotografo professionista sono abbastanza d'accordo con quello che è stato detto finora. E vorrei fare una piccola annotazione a latere, citando un altro esempio molto diffuso in cui il rispetto per il lavoro di chi dedica una vita, l'ingegno, l'intelligenza alla fotografia viene del tutto disatteso e disprezzato. E sto parlando di molti concorsi per fotoamatori, indetti da enti, amministrazioni pubbliche, comuni, comunità montane. Questi signori, molto astuti, che cosa fanno? Vogliamo sostituire le foto del paese fatte dal nonno del tabaccaio 70 anni fa, 50 anni fa? Facciamo un bel concorso. Un bel concorso tra amatori in cui si dice chiaramente, non c'è nulla di nascosto, è tutto dichiarato. Il comune, comunità montana, ente, eccetera, si riserva il diritto di utilizzare non solo le fotografie vincitrici, ma tutte le fotografie inviate e di usarle a scopi promozionali, a scopi turistici, per le proprie pubblicazioni, senza obbligo di autorizzazione da parte dell'autore. Come senza obbligo di autorizzazione? Senza obbligo di autorizzazione da parte di chi ha scattato la fotografia. Automaticamente, se tu partecipi a un concorso, regali il tuo lavoro. Questo, a mio avviso, poi l'avvocato mi smentisca, è un furto. Nel senso che il lavoro va pagato, punto e basta. Non basta che mi dai un libro in premio se vinco il concorso, perché io che ho sprecato tempo, intelligenza, capacità, non faccio una... Attenzione, non sto dicendo che questo ruba lavoro ai professionisti, cioè non sto dicendo, beh certo, una volta la comunità montana si rivolgeva al professionista per fare le foto da mettere in pubblicazione, non sto dicendo questo, non sto facendo un discorso corporativo, sto dicendo che anche il lavoro del dilettante, anche il lavoro dell'amatore è un lavoro comunque, è un insieme di
intelligenza, capacità tecnica, cose che si sono imparate e messe in pratica. E quindi questo malcostume di continuare a fare questi concorsi per usare fotografie gratis, secondo me, andrebbe sanzionato, andrebbe proibito. Poi forse ho torto. Qui aboliamo i concorsi. No, non aboliamo. Sto cercando di pensare ad una norma che possa... Non aboliamo i concorsi, ma diciamo che se io uso la tua fotografia per le mie pubblicazioni promozionali, ti pago. Punto e basta. Quanto? C'è un tariffario professionale. Ma posso pagare... Allora, però è professionale. Una volta, no, c'è un tariffario. GADEF, FIAF hanno dei tariffari che normano praticamente tutto, dalla foto d'autore alla foto amatoriale. Il problema è che oggi la novità del digitale, la bellezza del digitale, se vogliamo, non è tanto il fatto che si possono elaborare le immagini, perché anche in camera oscura si elaborano le immagini. La novità del digitale è la condivisione. Questa condivisione però ha portato alla scomparsa di quasi tutte le agenzie fotogiornalistiche italiane. Grazia Neri è stata messa in liquidazione nel 2009, Pandafoto, con cui io collaboravo, ha chiuso nel 2011. Cosa vuol dire? Vuol dire che adesso l'editore si serve gratis in quel grande emporio che è la rete, e con questo sono d'accordo con quello che è stato detto prima. L'editore che prima si rivolgeva all'agenzia fotogiornalistica, adesso va in rete, va su Flickr, va su Instagram, trova la foto scattata dal dilettante, bravo, per carità, e gli dice: se tu mi cedi questa fotografia per la mia pubblicazione, io metto il tuo nome sotto la fotografia, che è la cosa a cui un dilettante probabilmente ambisce di più, no? Cosa gliene frega? Lui fa un altro lavoro, cosa gliene frega essere pagato? Però l'onore di avere il suo nome sotto una fotografia per lui è il compenso sufficiente. Questo secondo me è un'aberrazione, cioè diventa aberrante, nel senso che è comunque un lavoro che va in qualche modo ricompensato. Questo... Allora, io posso rispondere. Allora, non c'è modo, giuridicamente non c'è modo di fare questa cosa, l'unico modo è agire anche sugli altri aspetti che sono stati sollevati, sull'educazione. Se per voi è così importante che Wikipedia non venga utilizzata come riferimento, educhiamo i nostri figli e i nostri nipoti a saper scegliere le fonti. Non vietiamo Wikipedia. No, però prima ti ho detto che è stesso discorso. È stesso discorso. Ma no, sembra che Wikipedia sia diventato il male. Non è... Ma allora preferite un mondo senza Wikipedia? Questo che vi chiedo. Però appunto, però scusatemi, che rispetta, non ho detto, il diritto d'autore, tra l'altro. Non ho detto aboliamo Wikipedia, mi pare che mi siano messe in bocca parole che non dico, incredibilmente. Ho detto che credo il dibattito vero, che sia della fotografia, che è il mio campo, non mi permetto di andare a dire in musica o in altro perché non è tema che conosco, non sia solo capire come potenziare l'open source, ma credo che sia capire come preparare, predisporre una società a usare questi strumenti in un modo avvisato. Non mi sembra che oggi ci sia un controllo serio da parte di queste realtà per permettere un accesso da un lato all'informazione, dall'altro alla cultura per quanto riguarda l'applicazione della fotografia in questi due campi autorevole. Ecco, invece questo secondo me dico, no. E non invece è solo l'educazione che uno può dare in casa alla famiglia. Invece sì, nel senso che no, allora, purtroppo per rispondere no. al collega, al fotografo, purtroppo cioè, no. Non c'è norma che possa vietare quella cosa lì, che non sia una norma illiberale contraria ai principi della libera concorrenza. C'è la buona educazione. Se per voi è un tema così importante, educate a non partecipare a questi concorsi, a non firmare i regolamenti, perché quello... ho capito, se gli altri lo fanno,
se gli altri lo fanno vorrà dire che forse per gli altri non è un così un grave problema, e se per un altro è sufficiente avere il nome sulla foto vorrà dire che il mercato sta portando in quella direzione lì. Anche a me spiace che queste agenzie siano state chiuse, ma io avevo una nonna che faceva la lavandaia e anche a me spiace, ma poi sono arrivate le lavatrici. Mi è spiaciuto un sacco vederla da sola in casa senza far nulla, però che vogliamo fare? Però questa cosa di demonizzare eccessivamente la tecnologia, cioè, poi veramente dopo questi 5 giorni in cui abbiamo parlato in modo entusiasta e anche approfondito di questi temi, mi sembra veramente strano. Anche Wikipedia, nel senso che se sei proprio un posto in cui il controllo della autoralità è preciso, è proprio Wikipedia. Esatto, ma non Wikipedia. C'era prima lei? Sì, ok. Poi te, poi dico. Cioè, credo che qua si confondano dei piani, perché esistono delle attività che uno fa in modo gratuito come dono, e questo è essere ripagato. Cioè, l'esempio che veniva fatto, e che io ho sottolineato, che uno dei libri di cosa è stato tradotto gratuitamente in arabo e quindi ha una diffusione enorme, questo secondo me ripaga l'autore di non aver recepito dei diritti d'autore. Io faccio una piccola attività scientifica, se posso, pubblico su riviste open access, perché queste uno le scarica, io so che, non so, alcuni miei cose sono stati letti da 2.000-3.000 persone, se io l'avessi pubblicato in altre cose ne avrebbero letti 100. Siccome io ritengo che il mio lavoro non valga tanto per quello che ma sia importante che, per esempio, delle informazioni scientifiche, anche magari viste con un'ottica diversa, non solo quella di dire io so qualcosa e quindi ci devo guadagnare, ma invece siano di pubblica utilità, ci sia cioè una cosa di gratuità e di utilizzo dell'intelligenza che non sia solo finalizzata al guadagno. Credo che questo sia una cosa molto importante, e quindi io, per esempio, ho partecipato a dei concorsi fotografici e ho letto molto bene, ma ero molto contento che delle mie foto, che secondo me non erano eccezionali cose, però avevano dei criteri di originalità, potessero essere utilizzate dal piccolo paese che magari ha un problema di farsi conoscere di più, e quindi io ho fatto un dono sapendo che era un dono, che io quello avrei potuto magari cedere per 20 euro a non so che cosa, e invece l'ho data a un piccolo paese montano in cui ci sono 100 abitanti e che hanno bisogno di avere un'immagine pubblica e culturale che non sia quella di cosa. Quindi esiste il problema, secondo me, della gratuità e dell'economia del dono. C'è un libro che è uscito, Post Capitalismo, di Paul Mason, che nel suo ultimo capitolo dice questo sarà il modo per uscire dal capitalismo in modo indolore, senza rivoluzioni e bagni di sangue, se si riesce, se no andremo di fronte a una catastrofe. Allora io invito tutti a leggere l'ultimo capitolo di questo libro, Post Capitalismo di Post Mason. Sentiamo ancora una domanda e poi neanche la mia non è una domanda, è forse un po' off topic, però è anche collegato, nel senso, dal punto di vista musicale ho sentito questi discorsi, diciamo tra virgolette, protezionisti, e in realtà non tanto te quanto l'intervento che ho sentito,
il suo intervento, e diciamo che il problema è questo, che almeno dal punto di vista musicale noi siamo stati bloccati con ragionamenti simili: ah no, la categoria va difesa, adesso c'è dal punto di vista appunto della musica i grandi musicisti che tra l'altro non si rendono conto che stanno campando alle spalle, quindi il discorso è leggermente differente o anche molto differente. I grandi musicisti campano in realtà alle spalle dei piccoli musicisti di cui si appropriano inconsapevolmente delle royalties, hanno messo su un sistema protezionistico, no, vedo la faccia perplessa, praticamente quello che succede è che ci sono 80.000 musicisti che suonano e a cui non rientra nulla in termini economici, ma non perché non stanno guadagnando niente, ma perché per una gestione poco trasparente del sistema di royalties, gli enti di gestione collettiva principali in Italia, ed è uno, hanno buon gioco nel dire: ah no, questi soldi li ha guadagnati questo musicista famoso e non tu. Quando entrano delle realtà innovative, in qualche modo la categoria boom, si erge a difesa di quello che c'era prima, e il risultato reale è che poi emergono i Flickr, i Getty Images, che emergeranno comunque, perché da studente di biologia evolutiva vi dico che il protezionismo, quando il meccanismo che funziona ormai è un altro, fa solamente in modo che noi arriviamo per ultimi, non fa in modo che la categoria sia realmente difesa. E quello che si è perso nell'ambito della musica è che invece di avere delle realtà italiane che poi portassero l'indotto economico nuovo, prodotto secondo criteri e meccanismi nuovi in Italia, come al solito sono emerse dall'America, e uno grida sempre al miracolo, ma no, quindi io, questo è una specie di auspicio verso le categorie tipiche di professionisti italiane, a capire che se il modello cambia, noi difendiamo il vecchio, non ci stiamo facendo un grosso, ma no, vabbè, ok, ho capito, però non ci stiamo facendo un grosso favore, però lei stesso ha citato Flickr e così via, bene, Flickr e company potrebbero essere italiane nel momento in cui in Italia fosse la prima a dire: ok, il modello è nuovo, cerchiamo di capire in fretta cosa possiamo fare sull'Italia, puntando sull'innovazione, puntando sui giovani, capendo questi giovani perché, capendo anche i loro motivi, se stanno scegliendo dei modelli nuovi, se stanno partecipando gratuitamente a un concorso, cosa che è condivisibile o meno, ma se uno si pone in un tentativo di comprensione, forse si crea un humus culturale che genererà anche una soluzione che è vicina alle vostre necessità, che è innovativa e che è italiana. Ecco, non era un... Poi volevo... Molto probabilmente mi sono spiegato male. A proposito della gratuità, cioè io scrivo libri e pubblico articoli gratuitamente e cedo fotografie gratuitamente, però la scelta è mia. Non è l'editore che trova gratis la fotografia e se la prende, è un altro discorso. Allora, le fotografie che io metto gratuitamente in rete, so benissimo che sono gratuite, le regalo, sono a disposizione di tutti. C'è una parte di lavoro che mi faccio pagare, perché è ovvio, è lavoro, e un'altra parte che invece uso anche egoisticamente perché il mio nome rimanga sul mercato, quindi voglio dire, cioè, la gratuità è anche un ritorno, diciamo così, di immagine. Quindi non ero assolutamente né contrario a Flickr né a Instagram né alla gratuità. Volevo semplicemente dire che deve essere una scelta della persona. Quindi il fotoamatore che partecipa al concorso deve essere ben consapevole di quella norma. Io faccio corsi di organizzo corsi di fotografia e molto spesso le persone che si iscrivono ai miei corsi, quando gli dico questo, dicono: guarda, abbiamo partecipato a tanti di questi concorsi, ma quella clausola lì non l'avevamo letta, non l'avevamo capita, non ce ne eravamo resi conto che ci stavano sfruttando. Allora, basta esserne consapevoli, punto. Solo questo volevo dire, grazie. Io, Cecilia, volevo solo rispondere ancora una cosa. Non ne facevo una questione di profitto, penso semplicemente, non ho nulla contro chi vuole cedere il proprio lavoro, che sia nell'ambito della ricerca o che sia nell'ambito della fotografia. Di fatto credo che chi fa questo di lavoro ha bisogno di essere remunerato per farlo, quindi spesso
dedica più tempo e più attenzione, più competenza a quello che sta facendo, credo che, salvo rare eccezioni, e di fotoamatori ne ho visti tanti in 20 anni, qualcuno molto bravo c'è stato, devo dire che tra qualcuno che lavora sulla fotografia in modo professionale e il fotoamatore, mi sembra evidente che non ci sia, non so nella ricerca come sia, ma sicuramente nella fotografia un fotografo professionista di solito è più bravo di un fotografo non professionista. Quello che trovo molto pericoloso è che oggi ci sia un accesso illimitato e gratuito al lavoro, al prodotto dei non professionisti, rispetto alla fotografia sempre, non mi allargo su altri temi, che questo non faccia bene a una società che cresce con dei prodotti mediamente più bassi, poiché si ha un accesso molto più facile a questi prodotti. Dico questo, non dico che non ci debbano più essere, non ho nulla contro chi decide di, per generosità, elargire o per interesse il proprio lavoro, credo che si dovrebbe normare un pochino di più per consentire, il ruolo della fotografia non è un ruolo meramente illustrativo, è un ruolo sociale importante, non credo che una fotografia valga un'altra e penso che sia importante mantenere e preservare un livello. Ecco, un linguaggio a tutti gli effetti, quindi non vedo perché debba essere bistrattata e la produzione dei fotoamatori sostituire, poiché è gratuita, quella dei fotografi professionisti. Posso ancora fare una sollecitazione io magari anche a Simone? Credo che uno degli obiettivi del festival proprio fosse quello di mettere in relazione, quindi far cogliere la complessità del tema del pubblico dominio, che in qualche maniera nasce anche perché è in relazione con il tema del diritto d'autore. E quindi ieri abbiamo dibattuto in questa sala la dichiarazione dei diritti di internet, che è un documento in 10 punti. La giornalista Anna Masera, che ha presentato questo documento che è stato approvato dal Parlamento, ha fatto un esempio proprio per fotografare, per usare un termine in tema, quanto in realtà il digitale stia trasformando questi confini. E facevano un esempio, è stato fatto l'esempio, ad esempio, delle fotografie che vengono postate su Facebook, cioè che diventano patrimonio di un'azienda privata, che in qualche maniera archivia queste foto. Tu in realtà non ne sei consapevole di questo, o almeno non del tutto. In realtà tu stai cedendo un documento tuo a un privato. Allora, il web è anche questo, cioè nel web c'è anche questa dimensione. Mi interessava mettere anche in campo questo fattore proprio perché... Non conosce le regole. Appena me l'hanno proposto, ho letto quello che mi stavano sottoponendo, ho detto voi siete scemi, e non ho firmato. Se c'è la gente che firma, signore, io contro l'ignoranza umana non possiamo fare tutto, più che fare iniziative di divulgazione, più che fare i libri sul diritto d'autore rilasciati liberamente, cioè, più di così che si può fare, però a proposito... C'è spento. Ma anche lì non è, qui continuiamo a dire normare, sono contratti, attenzione, cioè sì, non c'è normativa che possa incidere su queste cose, perché se no allora facciamo la normativa su come dobbiamo aprire quella porta quando usciamo, ok? Per fortuna che non c'è normativa, siamo al Festival del Pubblico Dominio e quindi è il tema centrale è quando a un certo punto le norme si fanno da parte e quindi non dobbiamo più chiedere, andare a verificare se è una cosa, perché è in pubblico dominio.
come facciamo a normarlo ulteriormente? È proprio il bello del pubblico dominio è che è finita la normativa. Se aggiungiamo una norma, facciamo quello che abbiamo fatto, che ho spiegato ieri, che grazie al diritto amministrativo adesso basta chiamarli beni culturali, abbiamo trovato il modo per far diventare devo finire un ragionamento però importante, perché secondo me anche qua adesso non voglio fare il maestrino della situazione, però manca, cioè c'è un errore di fondo che secondo me è importante. Allora, continuiamo a metterla sul piano del fotografo professionista che guadagna o non guadagna. Allora, stiamo confondendo due piani. Uno è il guadagno per la mia competenza e le mie ore di lavoro. Due è il guadagno dalle royalties sui cosiddetti diritti di utilizzazione economica. Sono due cose, cioè, però sono due cose diverse, perché è ovvio che se io chiamo Oliviero Toscani a farmi la sfilata, lo pago a botte di 10.000 euro a ore. Al di là di chi poi gestirà i diritti d'autore su questa roba, cioè io gli sto pagando in quel momento le sue ore di lavoro, la sua fama, la sua esperienza, il suo staff, il suo materiale. Quello è una consulenza. Quella è una consulenza. Delle fotografie che ha scattato un fotografo che va invece a documentare una zona di conflitto, che lei non pagherà decine di migliaia di euro per due ore di lavoro, di cosa vive se non dei diritti d'autore del materiale che ha scattato? Mi scusi. Il ricercatore, Adriano, chiedo a te, il ricercatore, no, perché questi sono quelli, no, ma che insomma stiamo parlando di fotografia, quindi atteniamoci alla fotografia. Allora, questi sono quelli che non vengono pagati. Io faccio l'esempio dei ricercatori che non solo non vengono pagati, ma devono pagare, vero? Me lo confermi? Beh, ma non, che non credo che ci si debba appiattire al peggio. No, ma appunto, cioè, cosa dobbiamo? Allora andiamo verso il tiriamoci per tutti. Dire che... No, allora è giusto così. Esatto, forse abbiamo sbagliato festival. Posso... Ma insomma, uno può portare anche una visione che non sia esattamente entusiasta con tutti i temi proposti, io non penso che sia... Posso riprendere? Cioè, mi sono sconvolta che mi si continui a ricordare che è un festival del pubblico dominio, l'ho capito. Ho parlato di pubblico dominio io nei primi 10 minuti, poi non se ne è più parlato. Per le royalty anche, certo, e anche... Ecco, ma dopo 20 anni non credo che ci sia... Allora, fin dove si può, e lei questo lo ha accennato prima, poi in realtà la conclusione che cos'è? Che quando una fotografia è sui generis o quando è opera dell'ingegno resta un fattore, per quanto lei dicesse ci sono pagine e pagine, molto soggettivo. Cioè come si fa a dire... Soggettivo no, beh, i giudici hanno trovato dei criteri, è legato all'intento, più all'intento o meno del fotografo. Questo è quello che vi posso dire in una sede come questa. Sennò dobbiamo, quindi dopo 20 anni resta un tema complesso da, in molti casi, a mio parere. Poi... Il classico esempio è la fotografia, la Napalm Girl, la foto, quella è una foto emblematica che ha un forte impatto emotivo, no? Ma non è una foto creativa. Quella è una foto scattata da, tra l'altro, un militare, era un fotografo reporter militare, se non ricordo male. E quella, ahimè, dopo, se fosse stata adesso, è una foto americana, quindi l'esempio è puramente teorico di scuola, se fosse stata una foto italiana, dopo 20 anni scadeva. E non vedo tutto sto scandalo. Il fotografo ha comunque, grazie alla notorietà che ha ottenuto da quella foto, ha avuto modo di remunerarsi per i 20 anni della durata dei diritti e poi per la notorietà che questa cosa gli ha dato. Basta, a un certo punto è finita, ne farà altre se è così bravo, se no, se ha avuto solamente la botta di culo, passatemi il termine, di essere in quel... Sì, però qua si parla di diritti patrimoniali, io non parlavo di... Non era la foto, era l'essere lì in quel momento, ok? Quindi no, per quello che non è una foto creativa, perché chiunque fosse stato in quel momento con una macchina fotografica in quel posto avrebbe fatto una foto simile, e quindi non c'è atto creativo in senso pieno. Penso di dovermi riappropriare del ruolo che ho gestito malissimo, mi rendo conto, di moderatore, perché però, come dire, è stato anche bello assistere a questo dibattito, a questo confronto di posizioni. Mi permetto di esprimere un dubbio che mi è sorto sentendo quello che è stato detto questa sera, quello che è stato detto nei giorni scorsi, e la pongo come domanda:
ai sostenitori dell'una e dell'altra parte, posto che si possano distinguere. No, aspetta, ci Simone, sono due parti. Simone, fammi finire, perché sennò non riesco a concludere. Non è che nel mentre si stanno chiarendo le reciproche posizioni, i reciproci punti di vista, i gestori delle piattaforme su cui le cose che dobbiamo ancora stabilire se debbano essere pubbliche o private, tutelate o libere, ci campano alla grande, con la pubblicità che ci piazzano e che quindi loro per primi forse abbiano un interesse ad un'apertura totale, perché è il loro business, cioè più contenuti noi ci andiamo a mettere dentro, che siano liberi, che siano tutelati, anzi meglio se controversi, meglio se oggetto di dibattito e di dubbi rispetto alla titolarità, eccetera. Loro con la pubblicità si finanziano alla stragrande, e questo io lo pongo come dubbio forte da considerare anche rispetto alle implicazioni, diciamo, politiche del pubblico dominio, che secondo me vanno in qualche modo considerate in questo discorso. Anche qua però non vedo il tema del pubblico dominio, continui a parlarmi di immagini tutelate. No, io non sto parlando, cioè sto ponendomi il rispetto al discorso dell'immagine autoriale, dell'immagine amatoriale, eccetera, a Google o a Facebook o a Flickr, eccetera, penso che non importi men di nulla del diritto in quanto tale, dell'autore. Interessa semplicemente che il contenuto vada a finire lì, che possibilmente attiri tanti contatti, faccia fare tanti click e possa essere un bel pretesto per metterci dentro della pubblicità. Questo io lo pongo come dubbio, rispetto al quale secondo me, cioè, è un elemento di scenario che in qualche modo credo si debba considerare anche nel dibattito sull'open, sulla tutela dei diritti e quant'altro. Ah, è uno spunto. Ah, ok. No, pensavo che fosse una conclusione, scusa. Allora, anche qua non vedo il problema, nel senso che se parliamo di immagini tutelate, uno, siamo off topic rispetto al tema di oggi, ma se non vogliamo parlare, torniamo al discorso della consapevolezza, cioè se qualcuno su queste piattaforme ci mette la roba senza leggere le implicazioni, ahimè, non è un problema che si può regolamentare in altro modo. Se parliamo di immagini di pubblico dominio, non vedo doppiamente il problema, perché se sono di pubblico dominio e finiscono su Facebook, essendo di pubblico dominio possono finire, io posso prelevarle e portarle da altre parti, creare dei database open. Il problema dell'effettivo mantenimento di uno status open è già stato affrontato diciamo in ambito open access, quindi anche qua non parliamo solo di immagini, ma parliamo di letteratura scientifica, il fatto che in effetti se vuoi fare vero open access devi affidarti a dei database che siano, che rispettino i criteri dell'open access. Se fosse la Elena Giglia su queste cose sarebbe la persona più adatta per spiegarli, però è ovvio che mettere i propri lavori di ricerca su Mendeley o su ResearchGate non è la stessa cosa che metterli nell'archivio pubblico dell'Università di Cocca di Milano o dell'Università della Sapienza. Perché? Perché là abbiamo la garanzia che essendo un ente pubblico e che ha una mission specifica di gestire un archivio in ottica open access potrà garantire questa situazione. Nel caso di piattaforme proprietarie può essere che a un certo punto questi qua ti dicono: sai cosa, oggi ho deciso che non è più sostenibile la mia attività, da domani mi paghi 2 euro a settimana, cosa che è legittima perché sono delle società, sono delle SRL, devono tenere in piedi un'attività commerciale. Ma ripeto, è sempre off topic rispetto al pubblico dominio, perché se parliamo invece di contenuti in pubblico dominio, come ce li hanno loro, li possiamo avere anche noi, perché sono di pubblico dominio. Il problema è esattamente inverso, quando roba di pubblico dominio, per averla io devo compilare un form, oppure devo chiedere alla sovrintendenza dei beni culturali l'autorizzazione a scaricarla. E questo è il problema, e questo è l'argomento di oggi. È per questo che io sono abbastanza disorientato. Perché l'argomento l'argomento è questo qua. E questo è il problema, cioè il problema è gli organizzatori dell'evento di oggi, che per ottenere una foto in pubblico, notoriamente in pubblico dominio perché sono scaduti tutti i termini, hanno dovuto compilare un form e dare nome e cognome e cedere i loro dati personali. Ognuno apporta delle proprie riflessioni al topic. E certo,
perché loro sono i proprietari. Però questo è un discorso, perché è un bene diverso. Culturale, e poi forse c'è la privacy. Sentono. No, no, infatti. No, però voglio dire, non è neanche necessariamente, almeno poi mi dispiace se sono stata off topic, penso che ci siano vari punti di vista e di approccio a un tema, il suo è un punto di vista giuridico, quindi molto specifico sul perché, il per come, il si può, il non si può, il mio è più una riflessione legata a quello che è il mio mestiere, la mia esperienza, ossia come convivere con senza prescindere da quello che è uno stato attuale e che, ribadisco, auspico, non sono contro l'accessibilità della cultura e dell'informazione, lavoro da 20 anni per questo, penso che non si possa fare senza una responsabilità che non è, dal mio punto di vista, una responsabilità solo individuale e familiare di educazione dei propri pargoli o di se stessi, ma che deve essere una responsabilità collettiva per far sì che l'enorme bacino di materiale cui abbiamo accesso e cui avremo sempre più accesso possa garantire la qualità e la veridicità e l'utilità di ciò a cui accediamo. Penso che questo sia imprescindibile per costruire una società libera, democratica e avvisata. Mi dispiace se poi non era il topic di oggi, è stato il mio modo di approcciare questo topic. Grazie. Io volevo dare un contributo che non è polemico, perché in realtà una cosa che credo che anche Simone sia d'accordo, il tuo punto di vista è assolutamente comprensibile e a me ricorda tantissimo, e sono contento che Simone mi abbia citato in causa come ricercatore, e mi ricollego alla signora che ha detto un'ingiustizia non può coprire un'altra ingiustizia, è vero, però il punto di vista della ricerca può essere interessante per capire qual è il dilemma che dobbiamo affrontare in questo momento, cioè la ricerca in qualche modo è stata nelle mani di un meccanismo, ed è ancora nelle mani di un meccanismo, che ha fatto credere a tutti gli scienziati di tutto il mondo che la ricerca potesse solo andare avanti con dei criteri che si chiamano, adesso appunto arrivato off topic è il topic della serata, diciamo l'impact factor, una cosa che si chiama impact factor, gli scienziati sono valutati in base al giornale sul quale hanno pubblicato e non in base alle citazioni che il loro articolo darà, ma in base alle citazioni che ha accumulato il giornale sul quale loro hanno pubblicato l'articolo l'anno prima. Quindi praticamente è assurdo, a volte non sta più emergendo la qualità. E comunque qual è il punto centrale per me in questo contesto? Che gli scienziati si sono ritrovati in un momento in cui il loro lavoro non è più sostenibile, gli scienziati lasciano ormai il lavoro degli scienziati, la qualità non sta più emergendo e tra l'altro la ricerca non va più avanti come dovrebbe andare e ci si sta chiedendo, questo è l'unico modello possibile? Quindi per trovarne eventualmente d'altri, e in quel caso la soluzione già sta emergendo in modo molto chiaro, è l'open, l'apertura. Allora, questo per ricollegarlo al dilemma della fotografia di qualità, che io, ripeto, condivido e ne capisco le ragioni, capisco che una cosa sia un fotografo di altissimo livello e che non possiamo perderlo, o una fotografa di altissimo livello, non possiamo perderli in base alla presenza di un esercito, diciamo, dilettanti o persone che lo fanno in modo amatoriale. Però la soluzione probabilmente, o almeno quella che io propongo, non è quella di dire normiamo la diffusione di fotografie libere, ma probabilmente chiedersi come va reinventato il modello. Allora faccio una proposta sempre pensando alla scienza. Così come la scienza a un certo punto si è ricordata che il principio generale della scienza e la necessità fosse la circolazione e la crescita della scienza, nel caso della fotografia appunto di reportage di guerra, probabilmente la chiave centrale è la circolazione di quell'informazione. Il fatto che adesso quei fotografi vivano dei diritti di autore delle loro foto è forse un effetto collaterale di un sistema, e non è polemica, è veramente un interrogativo, di un sistema che è nato in un altro contesto storico e funzionava per tutelare quelle figure. Adesso non è più adatto. Giustamente, stando all'interno, uno dice questo finora funzionava, sta arrivando questo esercito amatoriale, dobbiamo normarlo, ma la chiave potrebbe essere, come propone un Sharing, un libro bellissimo di Philippa Grenn che consiglio a tutti,
premiamo la qualità con altri criteri remunerativi che arrivino da degli stati nuovi, illuminati, che dicano al fotografo di guerra: tu sei un fotografo di guerra, devi fare questo lavoro, sei necessario per la società, ti pago io e le tue foto sono libere, in modo tale che tutti possiamo vedere cosa stai facendo e cosa stai riportando. Riportando è un neologismo. E pagando il tuo lavoro, che è una cosa giustissima che io condivido, ma forse scappando dalle maglie del copyright, che ormai sta stretto a questa società, almeno in certi contesti. E spero che questo appunto non sia interpretato come un intervento polemico, perché appunto cerco proprio di capire i dilemmi, no, proposti. Grazie mille. Penso che l'obiettivo fosse proprio quello di creare una dialettica, perché non viviamo in un mondo di certezze, quindi siamo in un universo che vuole creare appunto degli interrogativi. Direi che il DJ può mettere la musica a questo punto. E forse possiamo chiudere l'incontro e anche il festival.